estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore, e tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate. Benvenuti negli anni 60. Ho appena accennato in apertura un capolavoro di Bruno Martino, ma per capire meglio questo decennio facciamo un piccolo passo indietro. Veniamo dalla canzone italiana degli anni 50, canzone melodica, con un certo stile di canto basato sul modello operistico, i testi spesso retorici e strappalacrime, in cui l'uomo esprime tutta la sua sofferenza per essere stato abbandonato dalla donna. Donne traditrici, donne di malaffare, mamme viste come simbolo di purezza e bontà, e altri ideali come la patria e l'Italia rurale. Un ruolo importante nell'evoluzione della canzone italiana lo svolge la canzone napoletana, che proprio in quegli anni conosce il suo rilancio grazie all'affermazione della canzone da night. I precursori sono Roberto Murolo e Renato Carosone. Il primo contribuisce a liberare la canzone partenopea dagli eccessi retorici e melodrammatici che la caratterizzavano fino a quel momento, mentre in Carosone l'uso del napoletano è in divertita polemica tanto contro l'esterofilia quanto contro la canzonetta in lingua. Nella seconda metà degli anni 50 muoveva i primi passi il rock and roll, e i primi veri importatori e innovatori di questo genere erano il quartetto Cetra. Perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida. Una scossa importante la diede Fred Buscaglione con le sue canzoni trasgressive e inconsuete per l'epoca. Questo suo look alla Clark Gable, doppio petto gessato, baffetto stile gangsta American movie. E con un'atmosfera jazz swing, si può dire una specie di preludio a Paolo Conte. Che bambola. Un altro grande artista che ebbe un peso notevole nella storia della musica e dei cantautori è Domenico Modugno. È il primo che scrive canzoni partendo dalla cronaca. Nel 1955 scrive Vecchio Frac, dopo aver letto su un giornale la notizia del suicidio del principe Raimondo Lanza di Trabia, che l'anno prima si era gettato dalla finestra del suo palazzo. Vecchio Frac gli procura il primo problema con la censura. Il verso finale "Ad un attimo d'amore che mai più ritornerà" venne sostituito con "Ad un abito da sposa prima ed ultimo suo amore", in quanto all'epoca espressioni che alludessero a contatti fisici erano considerate immorali. Ma a volte è proprio nella censura che si trovano i germi della rivoluzione. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo e dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac,
al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonui, 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 buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Dobbiamo ancora arrivare al 60 e Domenicone sta per fare un'altra rivoluzione. È il 1958 e si presenta al Festival di Sanremo rompendo ufficialmente la tradizione del bel canto e degli urlatori con un'interpretazione totale del brano. Il testo visionario, una vocalità fuori dagli schemi e la gestualità del corpo raccontano la canzone in un modo che non si era mai visto prima, nel blu dipinto di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. E proprio volare sembra introdurre lo stato d'animo e la voglia di volare degli anni 60. Sono anni di rinascita culturale, di voglia di spaccare il mondo, si ballava intorno ai jukebox, si scendeva nelle piazze a cantare le canzoni dei nuovi idoli. Nascono il Cantagiro, il Disco per l'Estate e il Festival Bar. L'industria discografica era all'inizio del mega boom. A Roma c'è la RCA, a Milano c'è la Ricordi, che nasce prima come casa editrice di Verdi e Puccini, per lo più stampavano manifesti e locandine per gli spettacoli lirici. Poi diventa casa di produzione discografica e si occupa di un gruppo di cantautori della scuola genovese e milanese. E a proposito di canzone d'autore genovese, lui è uno dei suoi primi rappresentanti e insieme a un gruppo di amici, Bindi, Lauzi, Tenco, De André, da qui a poco cambieranno non solo la musica italiana, ma anche la cultura, il costume e il pensiero. È il 1960 e il giovane paroliere Mogol propone a Mina, cantante già affermata, di incidere una canzone che è un equilibrio perfetto tra musica, testo, poesia e semplicità. Di sicuro una tra le più belle canzoni d'amore mai state scritte. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo su
Premesso che tutto o quasi quello che ha rappresentato questi decenni, i suoni, le mode, i fenomeni, i movimenti siano arrivati sull'onda di quello che stava succedendo fuori o addirittura era già successo, come in America il rock and roll o in Francia la canzone d'autore di Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour. Diversi artisti non si sono limitati al copia e incolla esterofilo, ma hanno invece contribuito a portare un valore aggiunto con sonorità, soluzioni melodiche e grande personalità. Alcuni di loro si aggiravano nell'area milanese, la Milano del Santa Tecla, del Derby Club, dove muovevano i primi passi i giovanissimi Celentano, Gaber e Iannacci. Gaber e Iannacci che, dopo aver esordito in coppia come cantanti rock, proseguirono separatamente, ciascuno con il proprio stile, ma entrambi nella direzione di canzone con forte significato politico e sociale. Nello specifico Gaber è alla ricerca di un punto di equilibrio tra le sue varie influenze musicali. Questa è una ballata che fonde le diverse anime di Gaber, che arricchisce e consacra il movimento della canzone d'autore ed inizia a mettere i semi per quello che poi diventerà la sua cifra stilistica ideale, il teatro canzone. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Ciambellino dicevan che era un mago, era un mago. 20 anni biondo mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Ciambellino dicevan che era un mago, era un mago. Giorgio Gaber. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava mago. Gli amici al bar del Ciambellino dicevano che era un mago, era un mago. 20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava mago. Gli amici al bar del Ciambellino dicevano che era un mago, era un mago. E tornando ancora alla scuola genovese, Umberto Bindi in particolare sembra quello più evoluto musicalmente. Con le sue composizioni articolate, raffinate, una propensione per una melodia elegante e arrangiamenti che lo avvicinavano quasi più alla musica classica. La sua emarginazione nel mondo dello spettacolo a causa della sua omosessualità non ha evitato, per fortuna, di far luce sulla sua grande poetica musicale. Addirittura Robert Plant, leader delle Zeppelin, fece una sua versione di La musica è finita. Ma quello che volevo farvi ascoltare è un altro capolavoro. Troverai
ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me. Dedicato.